E in questo video parleremo di come trasformare la dinette in un letto. E questo è un altro di quei video che si aggiunge alla lista di quelli che da perfetti neofiti, prima ancora di prendere il camper, abbiamo cercato online, perché c'era venuto il dubbio, come si farà? Perché alla fine non è che c'è un manuale di istruzioni, o meglio, ci sarebbe anche, però non è che è proprio spiegato nei minimi dettagli. Alla fine il dubbio ti viene sempre, perché comunque monta, smonta, ogni camper è fatta a modo suo e quindi in realtà più o meno il concetto sarebbe quello, e poi ogni camper è fatta a modo suo, però grosso modo insomma si fa più o meno in tutte le maniere così, diciamo. Sì, più che altro, magari da quando l'abbiamo cercato noi ad oggi qualche video ne è venuto fuori. Sì. Sono onesto, no, io non ho ricercato da allora, no, perché no. Erano quelle cose che al momento servono. Però ci siamo accorti che è una domanda che spesso viene, sì, nella community. Pertanto, nella nostra bellissima community che vedete come anteprima qui, sì, su Telegram, che si chiama ovviamente Community di 5 in Camper, è una domanda che molto spesso viene posta, sì, per cui utenti che hanno acquistato il camper e, come spesso accade, sono bombardati da mille informazioni. Ah, qui c'è questa, qui c'è questo, questo è... ricevono tante informazioni. Poi entrano dentro al camper e non si ricordano, e si trovano davanti alla dinette e dicono: mo come si farà? Perché c'è da dire anche un'altra cosa: è molto probabile che il camperista navigato, piuttosto che il venditore, nel caso fosse in camper nuovo, usato che sia, grosso modo se la cava. Dà una spiegazione sommaria, magari anche inconsapevolmente, in modo sommario, nel senso che dà per scontato alcune cose, ma chi un camper non l'ha mai toccato, sì, certe cose non le sa. Pertanto abbiamo voluto fare questo video proprio per ripercorrere questi i primi passi, sì, nel mondo camper. Magari chi è un pochino più navigato, che sta guardando il video, si farà una risata e ricorderà quei tempi che furono, però ecco, confidiamo nell'utilità di questo video per queste persone. Partiamo dalla base. Dicesi, dinette, quella cosa, no? Quella cosa che dove che ci si siede. Allora, no. Allora, questa è la dinette. Sarebbe. Mi devo spostare. Ma sai di sì. Dicesi, dinette, questo spazio del camper dove c'è il tavolo e i divanetti, sì, che all'occorrenza, e l'occorrenza è proprio questa che stiamo per illustrare, si trasformano in letto. Potrebbe esserci la semi dinette, sì, dove questa panca dove si sta seduti con le spalle verso il senso di marcia non c'è, perché diciamo partecipano i, sì, sedili della cabina, che sono rotanti, sì, sì, ruotano, per cui c'è una piastra sotto che gli permette loro di ruotare, sì, e quindi rimanere bene seduti in cabina e si sta a tavola. Questa è una situazione che si trova sistematicamente nei motorhome e nei semi integrali in alcuni mansardati, sì, però ecco, insomma, partiamo dalla configurazione base, perché questa qui che vedete qui è la dinette classica, sì, per quattro persone a sedere, che si trasforma in un letto matrimoniale. E la domanda è, sì, è un pochino piccolina, vero, perché si allarga, e vengono in nostro aiuto dei cuscini in più, sì, che molto probabilmente, se avete ritirato il camper, troverete dentro, buttati dentro un armadio o parcheggiati dentro la mansarda. Sì. Nel nostro caso, che è un camper con doppia dinette, sì, se non lo conoscete andatevelo a rivedere, in alto a destra trovate una i di informazioni, cliccate lì e come video correlato trovate il video del nostro camper tour. Il nostro è una doppia dinette e i famosi cuscini jolly, eccoli qua, noi li teniamo sull'altra dinette che è sempre trasformata in letto, per il letto di Giovanni, per farlo diventare un pochino divanetto, sì. Pertanto passiamo subito all'occorrente e vediamo come muoverci. Come potete vedere, qui ci sono i tre cuscini d'avanzo, sì, eccoli, e poi la parte aggiuntiva del tavolo allungabile. Lo tengo su perché magari appoggiato sopra, essendo lo stesso non colore, si vede tanto potrebbe bene. Potrebbe non vedersi.
Ecco. Piccola considerazione importante. Ora vedremo come abbassare il tavolo, ma questo potrebbe essere fatto in vari modi. Sì, nel senso che ogni camper ci avrà magari il suo sistema. Ci sono dei camper che hanno le gambe fatte tipo a X. Come il ferro da stiro. Come l'asse del ferro da stiro, che si piegano in questo modo. Il nostro ha una gamba unica che si piega a 90 gradi quando si abbassa. In alcuni casi potrebbe esserci una gamba centrale al centro del tavolo telescopica invece che si abbassa. Questo dipende dal camper. Però adesso andiamo a vedere prima di fare il Tetris. Sì. Allora, Valeria. Pronti, partenza via. Togliamo le cose. Quindi procediamo come dicevamo, il tavolo lo alziamo, piega la gamba, eccola, così, e lo sfiliamo per abbassarlo, eccolo, in questo modo, e andiamo, alza un po' i cuscini, si appoggia esattamente qui. Andato. E questo è fatto. In questo modo l'abbiamo semplicemente abbassato, ma come vedete il letto assomiglia più a una piazza e mezzo, sì. Per cui va allargata la seduta. In che modo? Eccoci, spostiamo. Lo sai? Sì, bisogna spostare. Ok, allora, anche questa è un'operazione che potrebbe valere per molti camper, ma non è detto per tutti. Nel nostro caso proprio qui sotto, guarda, c'è questa ribaltina che si... si ribalta proprio, si chiama ribaltina apposta, dopo aver allargato la seduta con una levetta che è posta sotto, eccola così, ci sono i cuscini, eccoli, e eccoci qua, questa è una e questa è l'altra. A questo punto non ci resta che far scorrere il tavolo in avanti e mettere la prolunga. Proprio qui dietro. Alza lì. Ok. Pronti. È letto in la base, in versione matrimoniale. È pronta. Ci manca adesso soltanto di riempirla con i cuscini. Per cui la parte, lascia questo, lombare. Con questa anche, e prendiamo anche lo schienale della parte spalle al senso di marcia e lo mettiamo qui. Adesso mancano soltanto i cuscini, quelli che avevamo detto prima d'avanzo. Ok, a incastro qui, 1, 2 e 3. Ok. Questa è la composizione base. Ovviamente, magari per dare maggiore stabilità, noi, quando raramente ci è capitato di farlo, mettiamo questi laterali vicino, sì, nella parte opposta, sulla parete, insomma, che qui rimane un pochino più stabile, insomma. Sì. E questa è un po' la configurazione base. Senza considerare che poi mettendoci sopra il lenzuolo con angoli rimangono tutti più fermi. Assolutamente. Ed eccoci qua, come avrebbe detto il buon Furio nel film di Carlo Verdone, nei panni di Furio, tutto deve combaciare come in un puzzle. Quando caricava il bagagliaio della Fiat 131 Mirafiore bianco, esattamente questo, l'incastro in buona sostanza è questo. Ora dovete un attimo cercare di capire esattamente nel dettaglio dove sono i cuscini. Sì. Qual è la tipologia di movimento da fare per abbassare il tavolo e magari anche come, qual è esattamente il movimento che fa per allargarlo. Però di fatto questo grosso modo è un letto, diciamo, tutto sommato aperto in questo modo, mi sembra che 130 di larghezza, tutto sommato accettabile come spazio, no? Di certo sì, che può essere utile se avete tanti figli o comunque sia tante persone, sì, a bordo e avete necessità di rifarlo. Se occasionalmente avete degli ospiti, noi, sì, l'abbiamo fatto per una per sorta amichette, di pigiama, sì, a parte improvvisato che era stato fatto in campeggio sì, perché c'erano delle amichette che stavano sul bungalow, sì, e non erano mai salite sul camper, erano curiosissime di salire e provare. Oppure, cosa che in realtà può succedere, abbiamo amici che lo fanno, magari chi come noi ha il mansardato e l'estate, come sapete, l'aria calda va verso l'alto, sentite caldo, potete pensare di venire giù, perché magari state qui vicino alla finestra, anche se è un pochino
un po' incassati, è un pochino sotto. Sì, però circola l'aria però un pochino di più. Circola l'aria. Anche per perché qui sotto c'è il turbo, sì, esatto. È sopra comunque, non è qui sotto il turbo. Siete qui sotto, ah, detto. Ok. Vabbè. Comunque, questa è un po' la situazione, è questa. Un piccolo incastro, quattro movimenti e alla fin fine, tutto sommato, come abbiamo potuto vedere, nulla di trascendentale. Bene, questo video probabilmente un pochino più corto del solito, sì. È stato abbastanza veloce, è servito più che altro per rispondere, come dicevamo, ai dubbi di alcuni utenti. Rifacciamo la premessa iniziale. E magari il vostro camper non ha lo stesso movimento per sì. abbassarsi, per aprirsi e tutto sommato magari già lo sapevate sì. e sto video chi se ne frega, però se avete il dubbio, avete qualche amico che vi chiede informazioni anziché raccontarlo a voce, mandategli il link sì. a questo video, così perché almeno... vederlo funziona sempre meglio che a parole, no? Assolutamente ecco. Sì, pertanto prima di salutarvi vi ricordiamo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così senza dovervi ricordare da soli l'appuntamento alle 18.30 ci penserà ogni giovedì e ogni giovedì ci penserà il sistema di YouTube a ricordarvelo. Ovviamente, come sempre, vi invitiamo a dire la vostra qui sotto nei commenti, magari ecco, se avete qualche cosa in più da aggiungere o se avete magari delle richieste esplicite di video che noi magari reputiamo banali o scontate perché non ci abbiamo pensato, esatto, chiedetecelo, così almeno possiamo accontentarvi. Tanto poi Valeria, noi ci vediamo quando e dove? Sempre qui nel prossimo episodio su 5 in camper. 5 in camper. 5 in camper! 5 in camper! 5 in camper! 5 in camper! 5